Certo, e qua con il video, scusate se mi avete vestita uguale a qualche altro video, ma siccome ho una mattina libera ne sto registrando tantissimi insieme. Oggi volevo fare un altro video, la seconda parte di un video che avevo già fatto qui sul canale, dove andiamo a leggere insieme i commenti che mi sono stati lasciati sotto i video. Ovviamente scelgo quelli più divertenti e poi appunto li rispondiamo insieme. Prima di cominciare ci tenevo a dire che questo video è fatto semplicemente per ridere un po' di questi commenti. E anche per far riflettere le persone del valore dei commenti che lasciano, perché uno magari lascia il commento senza pensarci, poi vede che c'è comunque veramente una persona che dietro legge e fa riflettere, secondo me. La maggior parte dei commenti che mi arrivano, sia negativi che positivi, sono quelli che mi arrivano sui video del mio canale che hanno avuto ovviamente più visualizzazioni, quindi che stanno girando molto e che non solo quelli che mi seguono li vedono. Uno di questi è quello dove facevamo l'esperimento per pulire il forno con l'aceto e il bicarbonato. È un video vecchissimo che girava su Facebook, insomma, quei video smart dove faceva vedere appunto per sgrassare il forno, che poi si è rivelato tanto una menzogna, insomma, che non è assolutamente vero quel metodo. Comunque, un commento molto divertente dove appunto c'era scritto come pulire questo forno, eccetera. Il ragazzo mi ha scritto: "Io uso la domestica e penso che sia il sogno di tutti e la cosa migliore è che appunto non te ne occupi di pulire il forno, ma se ne occupa qualcun altro per te", quindi questo è molto divertente. Poi un altro commento che mi era stato lasciato sotto il video dove facevo vedere come utilizzavo i preparati per torte della Cameo, quello della cheesecake, sia che si poteva fare sia cotta che in forno che senza cottura. In questo momento è stato lasciato in inglese, però da una persona che penso sia italiana, perché nel nome c'era una parola italiana, non era un nickname, ma proprio una parola italiana. E questa persona mi ha scritto che ho fatto una ricetta di "però comunque utile". Grazie, o non so se questo è un commento o se è una critica, forse è un complimento mascherato da critica, non lo so, però è questo molto divertente. Poi, sempre sotto il video del forno, c'è stata una persona che ha voluto fare insegnante di italiano rispondendo a alcuni commenti. Appunto, ha fatto notare gli errori di abbreviazione oppure di H o cose così. E io sinceramente queste persone non le capisco, perché non salvi la lingua italiana andando a scrivere commenti del genere e comunque non hai veramente niente da fare. Poi un altro commento che mi ha fatto veramente ridere, sotto il video dove faccio il decluttering dei miei smalti, dove butto semplicemente veramente pochissimi smalti, perché la maggior parte, insomma, sono ultimamente, l'ho riguardato il mio cassetto, questi qui. Tanti smalti sono vecchi, però anche inutilizzabili, però hanno insomma un valore affettivo. E lei ha scritto molto gentilmente che di decluttering non ha visto niente perché ho ottenuto quasi tutto, anche quelli che fanno schifo, e che gli smalti non si mescolano così. E io le ho scritto che appunto alcuni smalti ne ho buttati, non tantissimi, ma sono stati buttati gli smalti. E lei ha scritto che fare decluttering vuol dire buttare delle cose. Per buttare solo alcuni smalti non ha senso, e io ho scritto se è il decluttering dei miei smalti che pensava che buttavo la cassettiera, quindi insomma questo è molto divertente perché non ha senso quello che ha scritto. Se faccio il decluttering degli smalti è ovvio che andrò a buttare qualche smalto, se devo buttare tutta la collezione non avrei fatto neanche il video, insomma, però è più che altro un modo per farvi vedere insomma tutti i miei smalti. Questo commento che sinceramente non ho capito è stato lasciato sotto il video della luce pulsata, la prima che ho provato. E questa ragazza ha scritto che caos, non so, ha riferito se c'era confusione sotto il video o se non so veramente a che cosa si riferiva, quindi che caos. Un altro commento che mi ha fatto veramente tanto ridere è stato lasciato sotto al video dove faccio vedere come fare la forma a mandorla sulle unghie naturali. Ovviamente tanti video che vi ho nominato li trovate sia qui sotto in info box che nell'i col pallino. Appunto, quel video si chiama proprio "Come fare la forma mandorla sulle unghie naturali" e questa ragazza mi ha scritto: "Come faccio a fare la forma a mandorla?" Guarda il video. Non so se forse voleva che gli spiegavo tutto per scritto, ma se c'è tanto il video penso più facile. O forse intendeva, voleva fare qualche altra forma, o magari, non so, quadrata e vo non volendo ha scritto mandorla, sinceramente questo non lo so, non l'ho capito proprio.
Un altro commento sempre lasciato sotto al video del forno. Questa signora, questa ragazza, mi ha scritto: parli che non si capisce niente, non mi is grivo, senza neanche una virgola. E penso tradotto voleva dire: non si capisce niente, non mi iscrivo al canale, presumo. Quindi questo si è risposto da solo, che io non sarò capace a parlare, ma lei a scrivere. E anche in questo caso facevi più bella figura a non lasciare nessun commento, secondo me. Poi un'altra signora mi ha scritto questo commento. Non so poi se a chi ha fatto questa domanda, perché era un po' a tutti, ma falla a me, no? Questa domanda direttamente invece di farla a chissà chi. E non è tanto per il commento quanto appunto come poi gli ho risposto, se aveva il coraggio di fare questa domanda davanti a chiunque. Ma questi sono, come sappiamo bene, dei leoni da tastiera che comunque quando si trovano davanti alle persone non fanno queste domande. E questo mi fa capire che tu guardi soltanto un video, perché insomma non mi sembra di essere balbuziente e di non avere problemi di linguaggio. Comunque, una cosa che capisco è che sono qui su YouTube da tantissimi anni, quindi i primi video veramente avevano una qualità pessima, bassa, e anch'io ero diversa nell'espormi, quindi ci sta insomma che alcune cose magari mi inceppavo, comunque non facevo capire bene il discorso, eccetera. Però poi se io davvero avevo problemi di linguaggio, comunque qualsiasi problematica avrebbe fatto male, insomma. Poi questo è un altro commento che mi ha fatto sorridere, perché è chiaro che questa persona ha visto sì e no questo video e basta. E mi ha proposto appunto se conoscevo Avon, prende questo commento, dice se io conoscevo Avon e perché mi segue sul canale. Non c'è bisogno insomma di andare a guardare tanti video, basta andare semplicemente in qualche playlist e sapete insomma che io per tantissimi anni ho fatto la presentatrice Avon, quindi anche in questo caso quando vai a proporre una cosa a una persona almeno informati su che cosa l'ha portato sul canale, insomma mi sembra il minimo per fare insomma non fare brutte figure. Poi un altro commento lasciato sotto la review delle goccioline per asciugare lo smalto dell'Essence, che anche a me non sono piaciute. Questa ragazza molto praticamente ha fatto riassunto tutto il video, fa cacare, spero che sia riferito appunto alle goccioline e non a me, però veramente quelle goccioline non l'asciugasmalto non erano per niente valide. Un altro commento un po', diciamo, complottista, che poi ho visto che aveva lasciato, insomma, sotto vari video di ragazze, non so per quale motivo, che problemi abbia davvero questa persona. Appunto, questo è stato lasciato sotto il video dove mi facevo la tinta viola, comunque era una tinta molto blanda che non si vede, si vedeva soltanto dei riflessi. Appunto, ha lasciato questo commento di cui veramente non capisco il senso, se è uno scherzo, se questa persona davvero ci crede, boh, comunque sia, non lo so. Poi non ha lasciato nessun altro commento da nessun'altra parte. Questo commento è stato lasciato sotto al video dove facevo vedere come pulire lo schermo del computer con il dentifricio. E questa ragazza ha scritto: si può sapere che cavolo di musica del cavolo è? Sembra una specie di scioglilingua. Ed è semplicemente una di quelle canzoni senza copyright che può essere utilizzata appunto nei video, nessuna musica particolare. Non. E questo è tutto per quanto riguarda questo video. Tantissimi altri commenti ultimamente li avevo eliminati perché non ricordavo che c'avevo appunto questa specie di rubrica in atto. E quindi insomma, questi sono soltanto alcuni di cui mi messaggi che mi arrivano. Spero che questo video vi abbia fatto sorridere come ha fatto sorridere a me leggendo questi commenti. Vi mando un grosso bacio, alla prossima, ciao!